casa comunale, la casa di tutti, e la fascia. Abbiamo ricevuto da voi un suffragio inaspettato.
abbiamo avuto un'affluenza alle urne, contrariamente a quanto si pensava, che è stata proprio il massimo. Abbiamo avuto una percentuale di voti, ci sono stati quindi attribuiti questi consensi che noi non possiamo non tenere né conto. Quindi questo è stato un ulteriore stimolo che voi avete delegato ad una squadra di governo, non solo a me, ma a tutti i componenti della lista, che ringrazio per averci messo la faccia, ringrazio per il loro impegno, ringrazio per la correttezza elettorale che hanno mantenuto nella campagna elettorale. Quindi evidentemente quello che io ho suggerito loro l'hanno recepito, e per questo è stata una campagna bella, tranquilla, rilassata, senza la caccia alla preferenza. Ringrazio anche la componente di minoranza, i consiglieri di minoranza, che faccio auguri anche a loro di una collaborazione con la maggioranza, quindi con la maggioranza, diciamo, la lista vincente. Noi vogliamo anche il loro apporto, terremo conto delle loro proposte, delle loro disponibilità e dei loro suggerimenti. Altrettanto dialogo, quindi, quella finestra aperta che abbiamo pensato e abbiamo comunicato durante il nostro comizio elettorale, quindi una finestra aperta al pubblico, una finestra aperta a tutti voi, una finestra aperta alle associazioni, alle autorità militari, alle autorità ecclesiastiche, a tutte le realtà del nostro territorio. Noi vogliamo mantenerla e lasciarla sempre aperta, in modo da poter assieme a voi dare una soluzione, dare una risposta, sentire i vostri bisogni e quindi renderli pratici sulla realtà. Certo, non è facile governare un paese in questo periodo, perché tante sono le limitazioni finanziarie, tante sono le preoccupazioni e tante sono le esigenze, legittime esigenze da parte di voi amministrati, quindi non sempre si può soddisfare quella che è la richiesta, quello che è il bisogno. Noi comunque ce la metteremo tutta, noi ripeto, saremo disponibili, saremo pronti, la squadra di governo tutta, a recepire le vostre istanze, le vostre richieste. Io ringrazio le varie associazioni, che qualcuno era presente, poi purtroppo c'è stato un disguido, diciamo lì al seggio, che comunque hanno poi risolto nella tempestività, quindi un grazie anche ai componenti dei seggi, ai presidenti dei seggi, che diciamo, hanno risolto in breve tempo questa problematica che si era creata, quindi siamo qui ora a questo evento, altrimenti potremmo anche rimandarla nel pomeriggio, perché la legge prevede anche questo spazio temporale. Perciò anche a loro per il lavoro che hanno svolto un ringraziamento. Un ringraziamento alle autorità militari, ai carabinieri presenti lì al seggio, che poi purtroppo dato il ritardo sono andati via. Un ringraziamento alla squadra, con la squadra veramente io sono confortato, perché penso che una squadra valga, una squadra con voglia di tanto lavoro, una squadra che vuole fare gli operai assieme a me. Vogliamo essere operai, vogliamo essere a disposizione di tutti, vogliamo essere gli amministratori e quindi in fine sia io e il sindaco gli amministratori di tutti. Noi ascolteremo tutti, ci saranno dei tempi e modi per poter dialogare con voi, per poter ricevere le vostre istanze. Quello che vi chiediamo è la collaborazione. Noi non siamo presuntuosi a dire che da soli ce la faremo, che da soli riusciremo a risolvere le problematiche. Le problematiche vanno risolte tutte assieme, vanno risolte con il dialogo e poi con concretizzare quelle che sono le richieste. E ci sono problematiche che devono osservare una statistica, e quindi nel tempo bisogna lavorarci, bisogna programmarci. Ci sono anche invece altre problematiche che possono essere risolte nell'immediatezza, e questo noi punteremo a farlo nel giro di poco tempo, quindi per quelli che sono
le cose che si possono realizzare nel breve tempo. Io un ringraziamento l'ho fatto anche perché già conosco e quindi saluto, vedo alcuni presenti in aula, i nostri dipendenti tutti, ma principalmente ai dipendenti, ai funzionari, ai responsabili dei servizi con i quali abbiamo avuto ottimi rapporti di collaborazione, quindi questa collaborazione io la continuo a chiedere perché c'è bisogno di tutti, come dicevo prima. Penso che daremo delle risposte perché vogliamo lavorare, quindi pronti a ricevere le vostre istanze. Non attaccateci, non condannateci prima di non passare attraverso il dialogo e ricevere le cose possibili e impossibili. Ecco, questo è quello che vi chiedo. Quello che ci avete attribuito ci fa riflettere, ci ha fatto riflettere molto. Fino a ieri sera che abbiamo fatto una brevissima analisi di questo voto. Noi terremo conto, state tranquilli, state sereni, che terremo conto di questo vostro apporto. E termino salutando, scusate se qualcuno mi è sfuggito, salutando tutti voi, ringraziandovi ancora e Mimmo anche a te un ringraziamento per quanto hai fatto, perché ognuno si propone per fare, poi se è accettato o non è accettato, se è condivisa o non è condivisa sono problemi poi soggettivi, vanno visti in un determinato contesto. Quindi ancora una volta grazie e ora vi invito a fare dovrebbe essere un aperitivo, vediamo se riusciamo a fare aperitivo e magari pranzo data allora. Grazie ancora a tutti. Primo un bimbo. Salute anche al sole. Auguri. No, c'è quella, dottor.